Buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati con questo nuovo appuntamento di Le Fonti Legal Corner, pillole su Malta, in collaborazione con BOV Fund Services. Oggi, oltre a parlare del tema maltese, delle sue chiavi di attrattività, ci focalizzeremo sul tema fiscale e sulle Alternative Investment Fund Managers. Dopo i precedenti approfondimenti su due veicoli di investimento, PIF e NAIF, e lo faremo sempre in compagnia anche di un avvocato italiano. Ma prima di addentrarci nei temi di questa puntata, un piccolo recap di quelli che sono appunto i fattori chiave di attrattività maltese e la nostra grafica ci può aiutare anche nel ricapitolarli. Vediamo appunto un regolatore unico con approccio pro business, dei costi competitivi, una snellezza procedurale, un sistema normativo robusto e flessibile, un regime fiscale favorevole, spirito di innovazione, forza lavoro altamente qualificata, una posizione geografica strategica e stabilità politica ed economica. Poi oggi faremo un ulteriore focus appunto sulle asset management companies e scopriremo come Malta sia non solo domicilio per fondi comuni di investimento, ma anche per attività gestionali. Malta sia uno strumento per accedere ai mercati internazionali con possibilità di autogestione di fondi UCITS e IEFMD. Prima di proseguire, come di consueto, lascerei l'introduzione alle tematiche che affronteremo alla nostra madrina, ovvero Rebecca Xwereb, Manager Business Development di BOV Fund Services, che abbiamo in collegamento. Buongiorno Rebecca. Buongiorno Alessia, grazie. Ecco, cosa possiamo dire rispetto al tema della fiscalità maltese e delle sue chiavi di attrattività? Sì, nel corso degli ultimi 2 decenni Malta ha riqualificato il proprio profilo attraverso un percorso sistematico caratterizzato da alcuni passaggi fondamentali. Nel 2004 l'entrata nell'Unione Europea, nel 2008 l'appartenenza all'area euro e nel 2010 l'iscrizione nella whitelist come paese a fiscalità trasparente. Questo le ha consentito di rafforzare la propria immagine e di presentarsi così sullo scenario internazionale come un centro alternativo e competitivo di servizi finanziari. Grazie poi a considerevoli vantaggi, tra cui anche un sistema fiscale meno pesante rispetto ad altre giurisdizioni europee, Malta ha attratto e continua ad attrarre verso di sé un significativo numero di operatori, in particolar modo dall'Italia, dalla Svizzera, dall'UK e altri paesi europei, attività di asset management e fondi comuni di investimento, utilizzando anche i veicoli esclusivi di diritto maltese come i Professional Investor Funds, i PIF, e i Notified Alternative Investment Funds, i NAIF. Quindi nel settore della fund industry i gestori guardano poi a Malta non solo per la strutturazione di schemi di investimento, ma pure di asset management companies, con l'intento di beneficiare al meglio di quell'environment pro business che l'isola è in grado di offrire e di cui oggi verranno analizzate le principali caratteristiche. Perfetto, io ringrazio nuovamente Rebecca Xwereb per la sua introduzione. Adesso non mi resta che lasciare la parola a Gabriele Ventura, vice direttore di Le Fonti Legal, per il dibattito che si aprirà insieme a Joseph Camilleri, Executive Head di BOV Asset Management, l'avvocato Alessandro Corno, Managing Partner di MJ Hudson Alma e poi per i saluti conclusivi anche Simone Meneghini, rappresentante appunto della sede italiana di Banco Valletta. A te, Gabriele. Bene, grazie Alessia e grazie a Rebecca per la vostra introduzione. Benvenuti anche da parte mia a questo terzo appuntamento di Legal Corner Pillole su Malta. Bene, non mi resta che introdurre e salutare i nostri ospiti di oggi, che sono l'avvocato Alessandro Corno, Managing Partner di MJ Hudson Alma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie all'avvocato e Joseph Camilleri, Executive Head BOV Asset Management. Benvenuto anche a lei. Ecco, Grazie, grazie. come anticipato in apertura, parliamo oggi di Alternative Investment Fund Managers e fiscalità
a Malta. Io, avvocato Corno, partirei da lei e le chiedo quali sono le caratteristiche strutturali che deve avere una società di gestione di fondi di investimento alternativi a Malta. Prego. Volentieri. Ovviamente facciamo una versione molto riassuntiva, sì, e non facciamo sicuramente una lectio magistralis sulla direttiva europea in tema di fondi, ma rimarchiamo una cosa. Intanto il presupposto oggi per cui ce la facciamo questa domanda è che finalmente abbiamo un'armonizzazione europea, abbiamo, diciamo, un campo di gioco unico, non solo da un punto di vista dei fondi, quindi dei FIA, ma anche da un punto di vista dei loro gestori. Si possono sostanzialmente fare setup di società di gestione alternative, ovviamente, in diversi paesi, sapendo poi che esiste un passaporto europeo che consente, sia stabilendo succursali, ma in maniera ancora più flessibile, sia operando il regime di libera prestazione di servizi, di stare in una giurisdizione e gestire fondi e commercializzare quei fondi in altre giurisdizioni. Quindi, in un mondo sempre più slegato dai confini dei singoli stati UE, è normale che ci si ponga, diciamo, per gruppi di asset management, da molto grandi a molto piccoli, la domanda dove è il posto giusto per farlo. Ora, tralasciando un attimo la questione, che sicuramente è interessante, dei cosiddetti gestori di de minimis, ma volendo stare sulla parte IFMD, quindi sui gestori che giocano nel terreno di armonizzazione, chiaro, ci sono alcune norme che non variano da paese a paese, sono norme disposte dalle norme comunitarie e poi recepite in tutti i paesi. In questo Malta ovviamente non può derogare, ma resta comunque attrattivo in alcune situazioni fare un gestore maltese, intanto per una questione di approccio, chiamiamola di infrastruttura, di tempistiche. Fare un gestore ovviamente è una cosa più complessa che fare semplicemente un fondo, quindi bisogna avere proprio un ufficio, bisogna avere del personale, bisogna fare almeno una delle due funzioni principali, il portfolio management o risk management, o tutte e due, ma almeno una. Ma abbiamo davanti una giurisdizione dove c'è un'infrastruttura molto flessibile, c'è un'autorità con cui è facile interagire. Farsi autorizzare un IFM, quindi una società di gestione, è una cosa che spesso richiede un avanti e indietro con l'autorità, che può chiedere delle precisazioni, può guidare. Questo approccio può essere, diciamo, proattivo in alcuni paesi, un po' più complicato in altri. Oggi sicuramente Malta è uno di quei paesi dove l'interazione con l'MFSA è più semplice, ti rispondono via email, ti dicono quelli che sono i punti salienti, c'è sicuramente uno spirito costruttivo, quindi le tempistiche rispetto ad altri paesi continuano a essere più contenute, così come sono più contenuti i soggetti che prestano consulenza per queste attività qui, ma anche gli outsourcers. Dal mio punto di vista, poi, io sono un avvocato che si occupa di strutturazione di fondi, ed è l'ultima cosa che voglio dire prima di sentire ovviamente Joseph da Malta, è che una cosa molto diciamo comoda, molto efficiente per noi, è che Malta ha un sistema molto efficiente di delega per la parte di portfolio management. È il paese che nella cornice della direttiva rende più efficiente fare l'attività di portfolio management utilizzando altre società in altri paesi europei o extraeuropei. Quindi, Camilleri, insomma, si può tradurre il tutto in una parola: semplificazione? Sì, si può usare questo termine.
In effetti non avrei tanto da aggiungere a quanto ha detto l'avvocato Corno. Se posso tentare di aggiungere qualcosa di nuovo a quanto ha spiegato molto bene lui, è che Malta nel suo percorso di presentarsi al mondo esterno quale giurisdizione per il settore dei fondi, abbiamo visto che seguito a una crescita del settore dei fondi, abbiamo visto che Malta si è stabilita anche quale giurisdizione per attività gestionali. In effetti, quello che abbiamo visto è che ovviamente le dimensioni di Malta sono quelle che sono. Malta non è un mercato, ma in effetti uno strumento di mercato. E in effetti sono stati tanti gestori internazionali che hanno scelto Malta quale giurisdizione dove allargare le proprie attività. In effetti l'esempio più classico è quello che abbiamo visto grazie alla Brexit. A Londra, come altre città inglesi, vi sono ovviamente tanti gestori, o usage managers piuttosto che full scope AFIMs, che ovviamente con l'avvento della Brexit, che anche se è successo quasi un anno fa, prende l'effetto tra qualche giorno ormai, dal primo gennaio, abbiamo visto tanti gestori che erano autorizzati dall'FCA londinese a strutturare un'attività satellite su Malta, non con un'attività necessariamente molto ampia, ma un full scope AFIM a Malta che svolge attività, che ne so, di risk management dal territorio qua, con l'outsourcing del portfolio management, come diceva il dottor Corno, alla società già autorizzata a Londra, che in un contesto extracomunitario sarebbe possibile fare delega di quel genere, ma comunque avendo una stabile organizzazione su un territorio comunitario che in effetti è Malta. E perciò Malta quasi funge come uno strumento di mercato che dà la possibilità a gestori tali di avere accesso al mercato comunitario senza necessità di chiudere tutta l'attività che hanno in loco e traslocarla interamente su Malta. Ovviamente questo sarebbe una grossissima decisione per ovviamente molti gestori londinesi, avendo anche il loro personale ovviamente stabilito e residente nella città, di traslocare su Malta. Come dicevo prima, il mercato di Malta e le dimensioni di Malta sono quelle che sono alla fine, e perciò Malta si funge come una soluzione forse più facile e anche un approccio diverso da altri stati comunitari che hanno tentato di attirare verso di loro attività da Londra, lock, stock and barrel, cioè tutta l'attività. Malta ha avuto, anche forse grazie a questo rapporto che Malta ha avuto con la Gran Bretagna da diversi anni, ovviamente, perché Malta era una colonia inglese e gli inglesi hanno lasciato su Malta un patrimonio di come condurre il business molto anglosassone. E perciò, grazie a questo legame storico con la Gran Bretagna, Malta è riuscita a offrire agli inglesi una soluzione diversa da quelli che offrivano, che ne sono i francesi, piuttosto che quelli da Francoforte, dove con un investimento meno oneroso hanno avuto una soluzione più facile per portare avanti il loro discorso. In effetti sono molti le attività di questo genere a Malta. In effetti oggigiorno, se uno dovesse guardare non tanto la dimensione di quanti fondi ci sono a Malta e tutto l'assets under management di fondi maltesi, ma se uno dovesse guardare gli assets under management di società full scope AFIMs stabiliti a Malta, si capisce che ormai Malta in effetti funge da proprio un domicilio per questa tipologia di attività. Certo, che entriamo ancora più nel dettaglio dei vantaggi che può offrire Malta, e torno da lei, avvocato, e le chiedo quali sono effettivamente i tratti distintivi lato fiscale, chiaramente. Qui ovviamente io poi mi occupo di strutturare fondi, però ovviamente senza un angolo fiscale questo tipo di attività finanziaria non va molto lontano. Certo.
Ovviamente adesso facciamo un discorso che è connesso al tema AIFM. Potremmo fare altri discorsi sulla fiscalità. Malta, da un punto di vista della fiscalità dei fondi, è molto efficiente, però quasi tutte le giurisdizioni lo sono. Lo strumento fondo è per definizione deve essere attrattivo da un punto di vista fiscale. Per quanto riguarda invece la fiscalità di impiantare un gestore a Malta, qui dobbiamo fare un discorso un po' più ampio di Malta, perché non riguarda ovviamente soltanto le società di gestione, ma Malta ha vari anni, adesso non vorrei fare una parte, diciamo, storica, ma da molto tempo, un sistema di tax refund degli shareholders. È un sistema che è un minimo articolato, ma diciamo ai fini di oggi, per essere molto sintetici, è un sistema che è finalizzato a che cosa? Finalizzato a far beneficiare al massimo grado possibile azionisti che non sono maltesi dei principi di divieto di doppia imposizione. Quindi c'è un certo livello di fiscalità sugli eventuali utili dell'AIFM, che ovviamente è una società come un'altra. Se ricordo male, stiamo parlando oggi del 35% di rate, non potrei dire una cavolata, Joseph annuisce per No, no, è fortuna, giusto. e è tratto stabile da qualche anno. Se uno shareholder non può usare, sempre tenendo presente che non ci sono neanche withholding taxes sui dividendi, se nel suo paese non può usare come moneta fiscale questa tassazione che c'è su Malta, ha diritto sostanzialmente ad avere un refund non totale, non è il 100%, è 6 settimi. Questo può sembrare un numero. A prima vista 6 settimi può sembrare un numero strano, però su 35 è abbastanza facile, perché è 30 su 35, e quindi worst case scenario resta un'imposizione su Malta del 5%, dopo aver dato comunque una possibilità, in linea tra l'altro anche con una serie di direttive europee di tipo corporate, di essersi recuperato nel proprio paese se si è soggetti a tassazione, la tassazione lì, e poi avere una tassazione estremamente, diciamo, leggera se paragonata alle altre giurisdizioni. Questo in un mondo di gestore dinamico non è necessariamente attrattivo per tutti, perché è chiaro che non tutti i gestori fanno utile con le commissioni di gestione, quindi va bene soprattutto per chi ha attività ad altissimo valore aggiunto o fondi di una certa dimensione. Oggi, per esempio, ci sono delle asset class dove con la management fee si sopravvive. Venture capital. Non penso che faremo un fondo a Malta, ma se stiamo parlando di fondi di private equity o anche certe attività immobiliari, dove alla fine un margine di fee business si crea, ecco, essendo business dove c'è un forte utilizzo di outsourcer, quindi si creano dei costi, avere la possibilità di avere in un paese whitelist perfettamente trasparente una fiscalità così è un vantaggio rispetto ad altre giurisdizioni. Quindi Camilleri, adesso mi rivolgo a lei e le chiedo se può fare delle considerazioni finali proprio alla luce di queste tre puntate, di questi tre appuntamenti che abbiamo fatto su Malta. Prego. Certamente. Allora, Malta ha la sua storia per quanto riguarda i servizi finanziari. Per poter capire dove siamo oggi, bisognerebbe anche fare punto su da dove siamo partiti. Malta negli anni 80 aveva una politica economica ben diversa di quella che abbiamo adesso. In effetti, ai tempi Malta si presentava al mondo esterno come giurisdizione offshore. Ovviamente questo non poteva rimanere in quanto Malta aveva un obiettivo di far parte dell'Unione Europea e in effetti questo era il percorso politico-economico che Malta ha preso negli anni. Questo ha significato che tutte le sue normative che regolavano
sia settore finanziario, ma anche quelli fiscali e altre, altre realtà, doveva riformarle per far sì che Malta poteva raggiungere questo obiettivo. Sul lato fiscale, di cui ha parlato l'Avvocato Corno poco fa, al giorno d'oggi non c'è un'armonizzazione fiscale paneuropea, ma Malta ha saputo modificare il suo sistema fiscale che ha avuto per decenni, che noi chiamiamo Full Imputation System, che è ben diverso dal concetto che si trova in altre giurisdizioni, ma in tal modo che Malta poteva comunque raggiungere questo obiettivo di entrare nell'UE, in quanto rispetta ovviamente le norme comunitarie. Pur essendo pur rientrando in questi parametri, in questi confini comunitari, Malta ha mantenuto comunque un sistema che dà dei benefici reali, come spiegava il dottor Corno poc'anzi a proposito dei rimborsi fiscali che si possono ovviamente avere tramite attività sul territorio, non solamente nel settore finanziario, ma per tutti gli investimenti esteri che ci sono sul territorio. Bisognerebbe ricordarsi che qua stiamo parlando di una piccola isola nella periferia geografica dell'Europa, e per tal motivo era fondamentale che Malta avesse delle caratteristiche particolari che le permettevano di partecipare nel gioco comunitario, ma pur restando competitiva. E a mio avviso Malta è riuscita a fare questo, e grazie a questo, non solamente dal lato fiscale, ma anche da altre caratteristiche, la facilità con la quale si può dialogare col regolatore, i costi che sono più abbordabili di altre giurisdizioni, questa alleanza strategica esiste tra le autorità, lo Stato, il governo, le autorità regolatorie e anche noi operatori nel mercato, un'alleanza volta verso la crescita di settori economici particolari. E grazie a tutto questo insieme di piccoli pezzi siamo riusciti a creare una realtà che oggigiorno ha creato migliaia di posti di lavoro a tanti professionisti, non solamente maltesi, perché ormai la comunità internazionale di lavoratori esteri sul territorio è aumentata in modo direi esponenziale, specialmente in lavori di specializzazioni come risk management, per esempio, o compliance o attività di questo genere. E per tal motivo concluderei dicendo che è proprio grazie a tutto questo che siamo riusciti ad arrivare dove siamo. Ma continuiamo questa esperienza nostra per far sì che il settore continua a crescere. Certo, bene. Io vi ringrazio per essere stati con noi e per averci accompagnato, insomma, in questo viaggio in tre tappe, seppur virtuale, un viaggio virtuale che però di questi tempi è già qualcosa, in una terra meravigliosa come Malta. Ringrazio l'avvocato Alessandro Cornor, managing partner di MJ Hudson Alma. Grazie. Grazie a voi e un saluto, grazie mille. E Joseph Camilleri, Executive Head BOV Asset Management. Grazie anche a lei. Grazie per questa opportunità. Bene, a tra poco per le considerazioni finali insieme a Simone Meneghini, rappresentante per l'Italia del gruppo BOV. E dunque rieccoci in studio, ci ha raggiunti come di consueto Simone Meneghini, rappresentante per l'Italia del gruppo Bank of Valletta. Benvenuto Simone. Grazie Gabriele, buongiorno. A te la parola per le considerazioni finali. Prego. Sì, grazie. Per concludere posso dire che coloro che oggi hanno ascoltato l'intervento dell'avvocato e del collega maltese sulle tematiche trattate in modo esaustivo ma comunque sintetico, ecco, c'è la possibilità di approfondire questi contenuti beneficiando della presenza concreta sul territorio della Banco Valletta. La banca infatti ha una sede fisica a Milano per poter assistere gli operatori della fund industry locale a sviluppare le proprie iniziative e i propri progetti su Malta, andando a spiegare e a illustrare quali sono le opportunità, i benefici, i vantaggi che Malta offre come centro internazionale per i servizi finanziari, come domicilio
per fondi comuni di investimento e per attività di gestioni patrimoniali. Da parte mia quindi sono ben lieto e attendo che gli operatori possano presentare le proprie richieste di approfondimento in modo da assisterli con le controparti dei miei colleghi a Malta per poter sviluppare appunto quello che desiderano avviare sul territorio maltese. Bene, insomma, quindi un punto davvero importante nel cuore di Milano, tra l'altro a poche centinaia di metri dai nostri studi. È corretto, è corretto. Grazie Simone per essere stato grazie con noi. Grazie mille a te Gabriele. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.